la nave più imponente mai entrata nel porto di Ravenna. Si tratta della Jolly Vanadio, che ha attraccato nei giorni scorsi al terminal nord del gruppo Sapir, il principale terminal operator dell'Emilia-Romagna ed uno dei più grandi in Italia. Con i suoi 239 metri di lunghezza, che diventano addirittura 280 con la rampa di poppa estesa, e con i suoi 37 metri e mezzo di larghezza, la grande nave, una delle sette gemelle di proprietà della flotta armatoriale Ignazio Messina di Genova, è una delle più grandi della categoria Ro-Ro portacontainer mai costruite al mondo. Vero e proprio fiore all'occhiello della storica compagnia genovese, che ha meritatamente ottenuto per questo importante investimento la certificazione Green Plus da parte del RINA. Durante le operazioni, che hanno visto coinvolte l'autorità portuale, una serie di imprese, di agenzie e di maestranze altamente specializzate, sono stati imbarcati una serie di lotti di impiantistica provenienti da primarie aziende italiane. L'imbarco è stato rapido e sicuro grazie alle particolari caratteristiche della nave e alla sua grande versatilità nel trasportare qualsiasi tipologia di merce, operazione possibile attraverso questa particolare rampa poppiera che la contraddistingue, un vero e proprio viadotto con una portata di 350 tonnellate e una larghezza massima di 12 metri e mezzo che consente di salire a bordo con qualsiasi tipologia di mezzo di trasporto e di traino. Quella di oggi è una giornata davvero particolare. Quando si parla di lavoro di squadra, di gioco di team, devo dire che quella di oggi qui a Ravenna è stata davvero la risposta più concreta. Gli spedizionieri con i quali abbiamo rapporti consolidati ormai da tanti anni, l'agenzia Italteam, il terminal Sapir, tutto accolti dall'autorità portuale locale, che ci ha veramente dedicato un'attenzione, una premura che non dimenticheremo facilmente. Per quanto ci riguarda, noi non possiamo far altro che ringraziare nuovamente tutti, perché è stato fatto un lavoro eccezionale con estrema professionalità e ci auguriamo possa presto presentarsi una nuova occasione per rivederci nuovamente tutti assieme qui. Siamo particolarmente felici di essere qui oggi per l'arrivo di questa meravigliosa nave della Messina nel porto di Ravenna. La SACMI, che io rappresento in questo momento, è una società che esporta il 90% del proprio fatturato e quindi tutto ciò che può facilitare la filiera, l'esportazione, è per noi di grande vantaggio. Noi stiamo a 50 km da qui, quindi questo è il porto di Ravenna, il nostro porto di riferimento. Auspichiamo di avere sempre più navi e sempre più servizi portuali, sia come mezzi di sollevamento sia come piazze logistiche, e quindi tutto ciò che può favorire l'economia della zona e l'esportazione per noi è un toccasana. Come Terminal Nord e Gruppo Sapir siamo lusingati dal fatto che questa complessa operazione si svolga in un nostro terminal. Quando una compagnia di navigazione di primario rilievo internazionale come Messina e le punte di diamante dell'export italiano scelgono un terminal, vuol dire che siamo stati riconosciuti come in grado di gestire un'operazione di natura molto complessa, e questo ci riempie di soddisfazione e ci obbliga ad impegnarci per il futuro anche per poter continuare questa operazione di carico del cosiddetto project cargo, che secondo noi può avere un rilievo molto interessante nel futuro dei nostri terminal. È un'occasione bellissima in un momento così difficile, così particolare. Questo attracco di questa nave così imponente con un gruppo come il gruppo Messina così importante, che ci dà delle prospettive, ci dà anche grande morale, grande forza per affrontare con positività questi momenti. Siamo molto contenti che il gruppo Messina abbia scelto Ravenna per questa operazione portuale, e siamo contenti perché questo esperimento, che non è il primo, può costituire viatico per una ripresa in grande stile delle attività portuali. Questa operazione ha visto un particolare afflato di tutti i servizi tecnico-nautici, piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, guidati magistralmente dall'autorità portuale e quindi dal Presidente Rossi e dalla Guardia Costiera. È il risultato di un'operazione di collaborazione fra i terminal del porto, la grande disponibilità della Capitaneria di Porto, insomma tutti abbiamo fatto del nostro meglio, e quindi oggi si apre un'altra fase nuova importante che contribuirà nei prossimi anni a consolidare il futuro di questo porto. I nostri fondali consentono l'arrivo di questa nave. La cosa che mancava era l'area per sistemare tutte le attrezzature rotabili che dovevano essere imbarcati.
Noi disponiamo di aree, abbiamo fatto un accordo bonario con Terminal Nord della Sapir per l'uso della nostra area e da questa mattina alle 6 quei 40 rotabili che erano da noi in deposito stanno attraversando il cancello interterminal confinante e vengono imbarcati. Questo spirito di collaborazione è nato soprattutto essendo la mia società e la società Terminal Nord entrambe partecipate pubbliche, non potevamo non collaborare nell'interesse del porto di Ravenna. Imbarchiamo 44 colli, di cui due casse da 120 tonnellate, altri colli da 80 tonnellate. La metà sono tutti pezzi speciali, cioè che vanno oltre le 30 tonnellate. È molto importante l'interazione fra soggetti che operano nel terminal. Prima fra tutti la compagnia portuale di Ravenna che sta prestando uomini e mezzi senza i quali non sarebbe possibile fare l'intervento, uomini della nave e uomini del terminal. Completate le operazioni con la massima puntualità, la nave ha poi lasciato Ravenna per i successivi imbarchi nei porti del Mediterraneo occidentale e per proseguire poi verso il Mar Rosso e il Golfo Arabico. La presenza di questa tipologia di navi al porto di Ravenna è un importante salto di qualità e di opportunità per tutto il settore logistico del nord Italia e del sud Europa ed è una ulteriore porta d'accesso per facilitare il flusso delle merci verso il resto del mondo.